Allora, finalmente ci siamo riusciti, dopo tanta attesa, è giunto finalmente il 15 maggio 2012. Questa è la scatola come si presenta, assomiglia molto alla scatola di StarCraft 2, che già ho comprato anche quello. Beh, qua apriamo, abbiamo la classica interfaccia che spiega, diciamo, Diablo 3 come funziona, il cacciatore di demoni, barbaro e va bene, quant'altro, diciamo, questa è la classica barra, questa penso sia del barbaro, sì, infatti questa è la furia e questa è la vita del personaggio. Bene, ora passiamo al gioco, diciamo, all'interno della scatola, dove è fresca fresca, cioè 5 minuti, stiamo facendo l'unboxing. Eccola qua, questa si presenta, questo... Qua la scatola di cartone. Sì, scatola di cartone ovviamente. E cosa troviamo all'interno? All'interno troviamo una pass, vabbè, questo è World of Warcraft per giocare su i server, diciamo, prova gratuita di World of Warcraft, quindi non ci sono neanche le altre espansioni come Cataclysm, Wrath of Flesh Kingdom. E poi troviamo due pass per ospiti di Diablo 3, quindi per invitare i tuoi amici a giocare a Diablo 3, penso per un periodo che sarà, penso, 14 giorni come StarCraft 2, adesso questo non lo so, questo dipende dalla Blizzard. Comunque, ecco ragazzi, questo è l'unboxing in diretta del 15 maggio di Diablo 3. Poi vabbè, certo, abbiamo il manuale, vabbè, che spiega istruzioni per l'installazione, vabbè, non ce ne fotto proprio. E barbaro, ecco, comunque. E per questo è tutto da TheInformant.it, vi salutiamo.